Covid, nella settimana dal 2 all'8 maggio si è registrata in provincia di Enna un'incidenza di 425 nuovi casi su 100.000 abitanti, più 31% rispetto alla settimana precedente. I ricoveri sono stati complessivamente 26, ospedalizzazione al 2,13%. Sarà Salvatore Restivo, RSU della CISL FP, il coordinatore delle rappresentanze sindacali unitarie all'ASP di Enna. L'elezione è avvenuta nella giornata di ieri all'unanimità dei presenti. Tuccio Conti della NURSIND sarà il suo vice. Presso l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Barrafranca, nell'ambito del progetto intitolato Io sono originale, si è svolto un incontro formativo sul tema della contraffazione. La presidente della sede di Enna del Movimento Difesa del Cittadino, Filippa Tirrito, ha illustrato agli studenti le problematiche legate all'acquisto di merce contraffatta, spiegando che ciò non produce danni solamente al sistema economico, ma anche all'ambiente, alla salute e alla società. Il calendario della raccolta differenziata nella città di Enna prevede stasera il conferimento dell'umido. Le utenze domestiche sono invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista domani mattina la raccolta dell'umido, nel pomeriggio la raccolta di vetro e cartone. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al nostro sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.